Benvenuti o bentornati nel mio canale, sono Clara e oggi sono qua con un nuovo video. Come avete visto lo sfondo è cambiato perché non ci sono più video natalizi, perché il Natale è passato e quindi inizierò i video normali. Sono tornata nella mia stanza e finalmente posso cambiare postazione e non devo essere dall'altro lato del letto, perché la mia ring light posso stare in qualsiasi stanza, in qualsiasi postazione, ovunque io voglia, e questa cosa è veramente fantastica. Oggi sono qua con la mia categoria di video preferita, ovvero i video haul. Spero che anche a voi piaccia questa tipologia di video. Se vi piace commentate qua sotto, vi ricordo di commentare perché mi sono fine. E niente, visto che ho un po' di cose, non tantissime però alcune sì, direi di iniziare. Allora, inizierei con i brand da cui non ho comprato tante cose e inizierei col farvi vedere un pigiama. Non vi ho mai fatto vedere pigiami, però questo veramente merita. Vorrei solo farvi capire il casino che c'è sul mio letto, non per dire. Mi vuoi prendere che cavolo a fuoco? Il pigiama in questione è... Ma perché? Ok. Dovremmo esserci e lo spero. Comunque, il pigiama di cui vi stavo parlando è questo qua. Ha i pantaloni a palazzo ed è rosso con questi sciatori. Io amo sciare e quindi ditemi se non è perfetto. La maglia è tipo modello uomo ed è fantastico, boh, mi piace tantissimo. La marca è Calida, è bellissimo raga, fantastico, comodissimo. Costa un bel po' però è fantastico ed è un XS. Parliamo adesso di un'altra categoria, ovvero i libri. Allora, come libri in realtà io non compro molti libri, cioè proprio da leggere, perché quelli li compro sul Kindle, perché risparmio molto e sono molto più comodi da leggere. Però libri tipo belli da vedere così ne ho presi e adesso ve li faccio vedere. Allora, ho preso questo qua di Lily Reinhardt, o come si dice, ovvero Swimming Lessons. È fantastico ed è un libro di poesie. Io avevo già Milk and Honey e questo secondo me è veramente molto carino. Questo l'ho pagato tipo o 10 o 15 euro e l'ho preso su Amazon. Poi ho preso, raga, questo libro l'ho visto da Urban Outfitters a Milano, mi sono innamorata di questo libro, non volevo comprarlo perché costa tantissimo, però raga non ho resistito. Sto parlando di Pride and Prejudice, la versione inglese di Orgoglio e Pregiudizio, che è l'edizione della Children, sembra si chiami, vabbè sì, e costa 25 euro, io su Amazon ho pagato tipo 22 o 23. Però non è resistito, poi ha le pagine così, raga, è fantastico, è bellissimo. Non ho ancora letto, sto leggendo adesso Shadowhunters sul Kindle, però come lettura in inglese penso che questa possa essere fantastica. Come un altro libro, che in realtà mi ha preso mia mamma, però è fantastico, ovvero mi ha preso Come mi vesto oggi. È appunto un libro che in realtà è principalmente illustrato, che ha per ogni occasione un outfit, quindi se volete tra l'altro un video, vi farò un video a riguardo. E in realtà lo stile della scrittrice non mi piace molto, cioè proprio lo stile che lei ha, però secondo me potrei rivisitare gli outfit e secondo me è un'idea molto carina. Questo costa anche questo un bel po' e costa mi sembra sui 25 euro. Poi non potevo non prendere questo libro, si chiama Il libro del crimine. È appunto un libro che è diviso in varie sezioni, tipo omicidi, rapine, queste robe qui. È fantastico e appunto ci sono tipo, a me piacciono molto i casi di omicidi e infatti vabbè, adesso questo l'ho anche letto ed è il caso di, come si chiamava lui, Charles Manson, che ha ucciso tipo Sharon Tate. E niente, è fantastico, ti dice tutte come sono successe, processi, è fantastico. E questo costa 22 euro. Con i libri abbiamo finito, passiamo al make-up barra skincare. I cani che abbaiano. Cani che no, non sono miei ovviamente. Come make-up ho comprato da Kiko tre cose perché c'era un'offerta che prendevi tipo tre e pagavi due. E a me serviva questa matita, che è la matita da mettere dentro gli occhi. Volevo prenderla da Kiko perché non usandola, volevo solo provarla, non volevo spendere tanto. È la numero 16. Poi ho preso un eyeliner perché anche questo penso che non lo userò mai, però niente, volevo provarlo così, non sono capace, però boh. E poi ho preso
preso questo lip gloss, io adoro i lip gloss, e ho preso questo qua che è il numero 05, tipo Barbie, e ho speso in tutto tipo 10 euro. Sempre di trucchi, ho preso questo correttore di Charlotte Tilbury e si chiama Magic Away, e il numero 04 ve l'ho fatto vedere mentre mi truccavo nel vlogmas che vi lascio qua. L'ho pagato intorno a 20 euro. Come skincare, da Douglas ho preso questo che è il Foam Face Wash di Kylie Skin. È appunto un detergente viso, però schiumoso, infatti quando si schiaccia esce tipo schiuma, è fantastico. Poi invece alla Rinascente ho preso due prodotti della Clarence o Clarence, ovvero questo che è il Clean Out e serve per i brufoli, cioè si applica più volte al giorno sul brufolo e in teoria va via, anche in pratica in realtà. E poi ho preso questo qua che è il Remove, che è un tipo scrub, un esfoliante che si applica insieme o a un detergente o insieme all'acqua. Io ad esempio lo uso insieme a questo, un mix fantastico, cioè mischiate questi due prodotti e la vostra skincare è fatta, è buonissima. E appunto uno scrub polvere che appunto si mischia con qualcosa e diventa così. Questo l'ho pagato, mi sembra, 29, questo l'ho pagato 19 e questo 17. Nel Black Friday c'erano gli sconti da JW Pay e quindi ho approfittato e ho preso una borsa. Se mi seguite su Instagram l'avete già vista, se non mi seguite andate a seguirmi. La borsa in questione è questa qua ed è fantastica, è la Gabby Bag in questo lilla, bellissima. E niente, una borsa molto semplice, in realtà molto semplice no, però è bellissima. È molto simile alla mia Prada Reddiction, se volete ho fatto una recensione che vi lascio qua. Ma è un misto tra la Prada Reddiction e borse di bottega veneta, perché vedete ha questa pelle così morbida. È bellissima, il colore mi piace tantissimo, la forma mi piace tantissimo, bellissima. Nient'altro da dire. L'ho pagata 35, penso ci siano ancora gli sconti, non lo so, al posto di 75, se ci sono ancora andate a controllare. Da Yes Style, che è un sito coreano che rivende tanti brand coreani, ho preso 4 cose, perché volevo provare a prendere lì, perché avevo visto che li vendevano questi fantastici jeans zebrati, che sono bellissimi. Adesso non posso metterli che sono un po' freddi, cioè sono veramente sottili come pantaloni, però raga sono bellissimi, ditemi se non sono bellissimi. Sono dei jeans a zampa che sembrano in realtà dal video palazzo, ma in realtà sono a zampa, zebrati. Ho fatto un video in cui li indossavo e facevo un outfit, ovvero ricreo gli outfit di Pinterest che vi lascio qua, e li ho messi anche su un post di Instagram. Niente, sono bellissimi e li ho pagati mi sembra 15 euro, una roba del genere. Poi ho preso questo che è un gilet fatto così, molto semplice. Il tessuto è molto morbido, è veramente molto carino. Questo scolla V color crema. Questo l'ho pagato tipo 5-10 euro, non lo so. Ne ho presi altri due uguali, scema, perché fanno entrambi schifo. A parte che arrivavano e puzzavano, ma in una maniera schifosa di plastica. Infatti li ho lavati, però non lo so raga, sono... No! Ok, quindi puzzavano tantissimo. E poi il tessuto è veramente leggero e io pensavo fossero tipo quasi di lana. E invece no, e quindi niente, fail, però costavano veramente poco, tipo 5 euro. Da Another Stories nel Black Friday sempre ho preso due cose perché c'era lo sconto del 20% su tutto, quindi ho preso questo maglione bellissimo. Dovete sapere che i maglioni di Another Stories, cioè almeno alcuni modelli, hanno questo tessuto che è morbidissimo. Io ne avevo già uno ed è fantastico e appunto è fatto così con il collo alto. Io adoro i dolce vita d'inverno e niente, è bianco, non avevo maglioni bianchi quindi ho detto perché no. Questo costava tipo 39 scontato del 20. Poi ho fatto un altro acquisto che devo tenere nella busta, perché questo ve l'ho fatto vedere nei video outfit di Natale che vi lascio qua. Cioè raga,
Voi non vedete, ma perde una quantità di brillantini che, raga, vi giuro, voi non avete idea, cioè è imbarazzante. Ho provato a portarla indietro nel videovlog, ma che lascio qua. Solo che era un casino, cioè dovevo rispedirla e comunque mi piace tantissimo perché ha il colletto lupetto e ha le spalle negli anni 70, è fantastica. E ho ancora l'etichetta. Infatti questa costava 39, scontata tipo del 20 e poi di nuovo del 20 perché era già nei saldi e io poi col Black Friday l'hanno riscontata. Mi dispiace tantissimo perché perde veramente troppi brillantini, infatti penso che la volta che la userò, quando tornerò a casa, sarà senza brillantini. Devo tenerla nel sacchetto perché sennò mi riempie la casa di brillantini. E comunque mi sono dimenticata che il maglione, quello di Anna Delle Stories bianco, ho preso una XS e invece della maglia ho preso una 36. Da Benetton ho preso una cosa, ovvero il baschetto, questo qua, di cui vi ho parlato nel video tendenze inverno 2020, che ho sbagliato, oppure detto che era francese invece spagnolo. Mi sono ricordata che avevo un'altra cosa da farvi vedere. Avevo questi occhiali, vabbè, comunque questo l'ho pagato 20 euro. Da Shane ho comprato una cosa per la prima volta nella mia vita, ho preso questi occhiali che, raga, non trovavo da nessun'altra parte e lì li ho trovati e, raga, ma la bellezza, cioè di cosa stiamo parlando? Sono questi occhiali tipo stile anni 2000, ma raga, cioè mi sento molto regina quando li indosso. Se non sapete di chi sto parlando, andate a guardare i Miami Girls. E li ho pagati tipo 6 euro. Da Humana, che vende tipo cose usate vintage, quindi non so dove potete trovarlo, ho preso questo, che è un gilet brillantinato, fantastico. L'ho indossato in un mio post di Instagram, quindi andate a seguirmi. L'ho pagato tipo 10-15 euro. H&M ho preso un po' di cose. Questo basco che mi piace tantissimo, 100% lana e infatti è molto caldo. E niente, il baschetto rosso è come l'altro e questo costava, mi sembra, di meno, quindi tipo 15 euro. Poi ho preso, raga, questi pantaloni che cercavo da una vita, ovvero i jeans, cioè modello jeans però pantaloni in pelle. Raga, non avete idea di quanto io li abbia cercati, da Zara, da Subdued, da tutte le parti. Poi sono andata da H&M perché non sono tipo skinny, no? Sono un po' larghi al fondo, sono bellissimi, raga, vi giuro, li amo tantissimo. Ho preso una 34 e li ho pagati 25 euro, penso, una roba del genere. Ho preso un altro paio di pantaloni, ovvero questi qua bianchi, che anche questi cercavo da tantissimo, ovvero un paio di pantaloni bianchi, non skinny e non troppo bianco, sono un po' esigente. E finalmente da H&M li ho trovati, questo è questo bianco qua, vedete, che è un bianco ma non bianco forte, no? E poi al fondo, vedete, non sono a palazzo, però non sono stretti stretti e non sono troppo larghi. Niente, la forma è fantastica, li ho messi nel mio post di Instagram che vi lascio, non vi lascio là, quindi andate a seguirmi. Ho preso una 34, ma va, e li ho pagati, costavano 25, ma io avevo lo sconto tipo del 10% perché ti unisci a Bona Western e quindi non lo so. Infine, sempre da H&M, ho preso questo, che è un blazer nero, perché non avevo un blazer nero. Molto semplice, il modello è proprio quello classico, quasi da ufficio, con un bottone. Ho preso una 38 e l'avrò pagato 30 euro, anche se non mi ricordo. Non è tipo quello troppo over e neanche quello troppo stretto. Ultimo negozio del video di oggi, sono andata da Zara, Kids, questo, è bellissimo, raga, e la forma mi piace molto di più dell'altra perché ha tipo i due bottoni, no? Vedete, fa così, e niente, è bellissimo, con un outfit total black, questo è fantastico, l'ho pagato tipo 35 euro.
da Zara normale ho preso questo che è un gilet. Ho comprato tantissimi gilet in questo periodo. È bellissimo. Con una camicia sotto, raga, sta benissimo. E questo l'ho pagato 20 euro. Di questo ho preso una S. Ho preso questa gonna che è fatta così, è in pelle. Questo ho preso un XS e l'ho pagata 20 euro. Infine ho preso questi pantaloni che sono dei pantaloni tipo a sigaretta beige. Questi costavano 39 ma io li ho pagati 19 perché sono in saldo, non so se sono ancora in saldo sul sito. Ho preso una 34 ma comunque dietro mi vanno leggermente larghi, consiglio di prendere la taglia più piccola rispetto alla vostra. Questa era la più piccola. Niente raga, per questo video vi ho fatto vedere tutto. Ci tenevo a dire che mi sono dimenticata di dire all'inizio che queste sono tutte le cose che ho preso da settembre ad oggi, quindi non è che le ho prese tutte ieri. Vi ricordo che se volete vedere tutti questi capi abbinati andate a seguirmi più su Instagram, perché lì posto tutti i miei outfit con tutte le cose nuove abbinate. Quindi se volete andate a seguirmi che li vedete tutti. Lasciate un like a questo video se vi è piaciuto, commentate con quello che volete. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo video, perché in questo periodo prevedo molti video intrasettimanali perché non farò niente. E niente, io spero che vi sia piaciuto e niente. Sono stati un po' di problemi in questo video, cioè, però ce l'ho fatta.